Solo con informazione e formazione possiamo recuperare quel gap che sono le opposizioni in Campania. La CRT, la Regione Campania, sta facendo tantissimo, tante iniziative per cercare di portare cultura e quindi la formazione e la giusta informazione. E il nostro obiettivo, l'obiettivo è di abbattere le opposizioni e con la strada giusta che stiamo intraprendendo siamo convinti di poter portare dei risultati importanti per la nostra Regione e per i nostri pazienti. Aido da 46 anni è impegnato nel sensibilizzare la cittadinanza affinché possa esprimere in vita una scelta consapevole in tema di donazione di organi e tessuti post mortem. Perché in vita? Perché la scelta è una scelta personale e anche perché così facendo facciamo un regalo ai nostri familiari che nel momento del decesso, ti dico, in assenza di una espressione in vita deve certificare la nostra volontà. La nostra volontà in un momento veramente di difficoltà. E allora perché non farlo noi per noi? Aido è impegnato in tutte le situazioni che possono essere utili. Per cui in occasioni come queste, in convegni, in serate informative, ma anche nelle scuole. Oggi una delle nostre attività maggiori sono le scuole di ogni ordine e grado, naturalmente con messaggi completamente diversi. La cosa che ci fa che ci rende molto orgogliosi è il fatto che se noi guardiamo le manifestazioni raccolte da Aido negli ultimi due anni, per cui 2017-2018, vediamo che più del 50% delle manifestazioni di volontà sono fatte da giovani che hanno un'età inferiore ai 35 anni. Anche nella scelta in comune, i giovani al di sotto dei 28 anni sono quelli che rispondono in maniera più positiva rispetto ad altre fasce di età. È un merito di Aido? Beh, insomma, noi un po' orgogliosi lo siamo perché siamo l'associazione maggiormente impegnata in questo argomento. Per cui questi dati ci rendono veramente orgogliosi e ci fanno capire che dobbiamo continuare su questa strada. Allora, la Campania e Napoli rispetto al resto d'Italia è un po', diciamo, a un passo un po' più lento. Però ecco, io sono convinta che questo non sia perché il cittadino partenopeo non è sensibile, non è solidale, ma sicuramente è un fatto di disinformazione. Anche Aido nella regione Campania è poco rappresentato rispetto ad altre realtà invece dove i dati sulle donazioni sono molto più buone. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Aido si deve impegnare ancora di più. E Aido è comunque a disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, perché basta andare sul sito di Aido Nazionale dove troverete tutte le informazioni e anche la possibilità di scaricare la manifestazione di volontà e farla avere compilata in una sede periferica o nella sede centrale. Noi siamo da sempre, fin dal primo momento, interessati a questa collaborazione, perché ovviamente la donazione degli organi, che è una realtà bellissima, si è realizzata nel modo giusto, deve interessare tutti, chiunque, e noi siamo ovviamente interessati in prima linea. Come possiamo collaborare? Come si sa, al nostro interno c'è questa magnifica struttura che è Corporia, il museo interattivo del corpo umano, all'interno del quale ci sono 96 exhibit che su aree tematiche diverse fanno comprendere all'utenza che cos'è il corpo umano, come funziona il corpo umano. Quindi all'interno delle nostre attività museali noi inseriamo anche questa ulteriore considerazione, cioè cercare di far capire con un exhibit che si andrà a realizzare, spero nel più breve tempo possibile, cos'è praticamente l'organo, che cosa comporta la mancanza di un organo e che cosa bisogna fare perché la gente meno fortunata possa con una donazione ritornare a vivere in un modo dignitoso.